Bene, siamo live anche oggi con un minuto di ritardo, quindi non c'è ritardo sostanzialmente. Allora, io sono sempre Susanna di Wanted Cinema, lo sapete se siete su questa pagina, e vi presento al volo, prima di passare alla chiacchierata con la nostra ospite di stasera, Mariangela Pira. Wanted Zone. Wanted Zone che cos'è? È la nostra sala virtuale, diciamo, con cui continuiamo a proporre il nostro cinema ricercato, come abbiamo sempre fatto, anche in questo periodo in cui ovviamente si fa fatica, anche se pare che il 15 giugno i cinema riapriranno. E appunto, Wanted Zone è una piattaforma di cinema d'autore che ha come scopo quello di mettere al centro la sala cinematografica attraverso un percorso, diciamo, di accompagnamento che garantisce il contatto con il proprio pubblico. E appunto sostiene la sala grazie al ricavato del biglietto. Quindi acquistando un film, quello che preferite, aiuterete il vostro cinema del cuore in attesa della riapertura. E se non avete ancora comprato il biglietto per la replica di Forsama di stasera alle 7, tra mezz'ora, potete farlo anche adesso e potete farlo anche fino a 4 ore dopo l'inizio della proiezione, cliccando sul link che adesso vi metteremo nei commenti, che trovate sulla nostra pagina, insomma, dappertutto. Però ve lo mettiamo adesso nei commenti, così è più immediato. E Forsama starà su sicuramente fino a domani, e poi chissà, vi teniamo aggiornati. Comunque, seguite la nostra pagina Facebook. E adesso, senza indugiare ulteriormente, chiamerei con me Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24. Regia me la manda. Grazie Giovanni. Ciao Ciao, Mariangela. ciao, ciao a te. Ciao, che bello averti qua. Dai, anche per me. È divertente, diciamolo a chi ci ascolta. È stato simpatico che ci siamo, insomma, trovate su Instagram. Tu parlavi di Sam e ci hai detto: beh, ma scusa, allora vieni a introdurlo. Mariangela parlava di Sama perché insomma l'argomento è il suo pane, vi ho già detto giornalista, quindi vi potete immaginare. La prima domanda un po' generica, poi magari passiamo più proprio a fondo sulla situazione in Siria, che cioè, a fondo non si può nel tempo che abbiamo, ovviamente, però scegliamo un angolo, insomma, e ne parliamo un attimo. Perché pensi che questo film di Wad Al Kateab, che è stato il documentario più premiato della storia del documentario, insomma, anche questo da pensare, sia importante da vedere. Cioè, qual è la ricchezza di questo documentario, secondo te? Guarda, Susanna, sono diverse. La prima cosa che ti direi è che da giornalista è molto realista, nel senso che tu vedi una ragazza che riprende giorno dopo giorno materiale a bizzeffe tutti i giorni per 3 anni e poi si trova quindi nelle ore più disparate, può farlo la mattina, può farlo al pomeriggio, può farlo la sera, a volte lo fa mentre scopre delle cose della sua vita e riprende la sua felicità. Che sembra impossibile, guardando poi il film lo si capisce quanto è impossibile essere felici in quella situazione. Eppure lei lo è, anche in certi momenti. Nello stesso tempo, a volte riprende cose per caso, come per esempio quando riprende delle scene dell'ospedale senza saperlo, che poi quelle scene sarebbero state fondamentali. Non faccio spoiler, però dico solamente a chi ci segue che questo ospedale praticamente non c'era ed è stato veramente costruito pro amore dei perché lo hanno fatto questi ragazzi dal niente, non avevano niente. Si rendono conto che la situazione sta peggiorando molto, quindi si rimboccano le maniche e tutti insieme, chi fa una cosa, chi fa l'altra, costruiscono questo ospedale che di fatto poi si rivela molto di più di un ospedale, si rivela un vero centro di comunità, perché alla fine del film, se voi pensate a qual è la casa di questo film, la casa è proprio quell'ospedale, perché ci sono dei momenti di serenità, dei momenti di canto, dei momenti di gioco, ma anche dei momenti di
estrema disperazione. Quindi la cosa che io ho più apprezzato di questo film è che si può essere, non si può essere d'accordo o meno. Ci fa vedere ad occhio nudo una situazione che da privilegiati noi possiamo vedere perché rischiando la sua vita l'ha ripresa un'altra, non so se mi spiego. È Certo. come se tu avessi non dei soldati embedded, come è capitato a me in Afghanistan, in cui ti Certo. fanno vedere le cose che vogliono farti vedere. Invece qui è diverso, è una che riprende in modo molto onesto intellettualmente quello che vede e neanche fa i commenti, perché semplicemente a volte bastano le riprese e le traduzioni e tu capisci che cosa sta succedendo. Quindi se dovessi dire l'altra cosa, quindi questa parte del realismo, l'altra cosa è che secondo me è di una potenza, di una forza, di una tragicità che non si può rimanere immuni. Bene, allora, andiamo allora un po' più a fondo. La questione siriana, beh, tu l'hai detto adesso raccontando il film, il girato è distribuito su più tempo, lei appunto girava perché in qualche modo voleva che rimanesse, poi l'idea del film è arrivata in corso d'opera, non hai iniziato con l'idea di Assolutamente no. creare forse Sama, anche perché Sama ancora non c'era quando è iniziato, quindi insomma. E questo ci dà anche un po' l'idea da quanto tempo in realtà la situazione in Siria è critica. Credo che quest'anno si fosse il 10º anno, 11º, insomma, non mi ricordo, un dubbio se decimo, decimo. Esattamente, sono Però è 10 anni di tantissimo. pressione e 9 comunque di vera guerra. Vai, vai. No, vai. No, mi volevi chiedere qualcosa, scusami, pensavo fosse la domanda e non avevo capito. Vai No, tu. era un po', diciamo, la premessa per poi dire adesso com'è la situazione. Perché sì, proprio da febbraio, da quando è uscito Sama, hanno cominciato a parlarne di più per la questione Idlib, eccetera. Però per chi magari non ha il quadro su com'è la situazione attualmente, ce lo vuoi dare tu? Sì, Interessante, anche innanzitutto per in presenti un po' attesa di la vedere il Siria. film. Sì, voi avete presente un po' la Siria, no? C'è Damasco, che è l'ultima città, diciamo, principale prima della Giordania, per intenderci, quindi un po' messa a sud. Poi se andate invece verso est, c'è appunto un po' più a nord Idlib, dove c'è questa difficile tregua che si sta vivendo in questo momento. Ora, per essere onesti al 100%, io ho viaggiato tantissimo in Medio Oriente, la Siria la seguo come la dovrebbe seguire, secondo me, ciascun giornalista che, diciamo, con onestà intellettuale deve seguirle queste cose, perché altrimenti questa gente è abbandonata a se stessa. Quindi chiunque di noi, anche se fa altro, ha il dovere di condividerle queste cose. C'è un pezzo del film dove una signora dice, ma secondo voi sanno che cosa stiamo vivendo? Secondo voi la gente sa che noi stiamo vivendo questa situazione? Questo è un po' il punto. Bisogna dare voce a queste persone, perché altrimenti che cosa facciamo? Ci risvegliamo tra 10 anni e scopriamo di essere rimasti totalmente ignari di un nuovo olocausto? Cioè bisogna comunque svegliarsi. Quindi è per questo che io lo seguo, devo precisarlo perché ci sono anche molti colleghi che sono stati in quelle zone e che le hanno seguite e che comunque devono avere anche il rispetto di una collega che segue questa cosa negli ultimi anni, soprattutto dall'esterno. Le forze turche in questo momento, praticamente voi immaginatevi la Siria, lo spiego sempre un po' come faccio con la geopolitica e l'economia, quindi all'attaio dell'Ohio, però di modo che ci capiamo e che anche chi di noi ci sta seguendo, e ovviamente non è che è un esperto di Siria, comunque capisce di che cosa stiamo parlando. Sostanzialmente voi avete la Siria, fatta Siria una torta, avete forze turche da un lato, ed evidentemente diciamo più verso quella parte, no? Poi avete le forze russe e iraniane dall'altro, per intenderci, quindi pensate già a questo che difficoltà presuppone. Ci vuole già solo per questo un analista di geopolitica. Quindi sostanzialmente tutte queste forze turche, russe, iraniane
continuano indisturbate la loro missione ad Idlib. Quindi c'è questa città che ospita, si fa per dire, tutti questi signori che se la vogliono ovviamente spartire. Ovviamente appoggiano fronti opposti. Fronti opposti, voi vi chiederete di chi? Dei siriani. Quindi c'è chi sta con, per intenderci, le forze turche, c'è chi sta, per intenderci, con i russi e con gli iraniani. A inizio marzo tutte queste parti avevano concordato una sorta di tregua, di cessate il fuoco, se così si può chiamare, una sorta di, si erano anche messe d'accordo per una sorta di corridoio che fosse in qualche modo sorvegliato e pattugliato e che permettesse in qualche modo anche, come dire, la consegna di viveri, per esempio, una sorta di corridoio vero e proprio che fosse pattugliato da queste tre forze. E ovviamente, tra l'altro, in una delle autostrade principali per il paese. Cercatela anche su internet, scoprirete tante cose. Si chiama M4 ed è uno degli snodi cruciali in questo momento che si ha in Siria. Poi, che cosa è successo, però? Che questo cessate il fuoco è stato violato per l'ennesima volta. Ovviamente, a spese dei siriani, mica di questa gente qua o dei loro governanti, a spese dei siriani, perché in Siria sta accadendo quello che è successo migliaia di altre volte in Afghanistan. Tutti si spartiscono questo lembo di terra e non si capisce a questo punto neanche il perché non se ne vadano e non si capisce veramente perché questa gente non riesca a vivere serena. Quindi questo è un po' il punto in questo momento. Il cessate il fuoco deciso tra la Russia e la Turchia resiste, ma resiste molto debolmente a Idlib, e cresce invece moltissimo il ruolo delle milizie locali. Quindi, per intenderci, Assad, che cosa fa? Parliamo del presidente della Siria. In tutto ciò, in mezzo a queste milizie, che cosa fa Assad? In mezzo a queste forze geopolitiche diverse, lui si trova nel mezzo e cerca di colpire senza disturbare i turchi, sia mai. Quindi qui lui cosa fa? Cerca in qualche modo di districarsi in questo ginepraio senza però in qualche modo disturbare le forze turche. Quindi la situazione a Idlib rimane molto tesa, molto difficile, anche perché tra Assad, Russia, Iran contro i ribelli, supportati invece dalla Turchia, il teatro della battaglia in questo momento non è altrove in Siria, è a Idlib. Ed è per questo che tutto il mondo guarda Idlib, non a caso. Quindi per la Turchia Idlib, sai, è una sorta di avamposto, una questione di sicurezza nazionale, non mi toccate Idlib, dicono sostanzialmente i turchi. Per la Russia rappresenta invece una sorta di baluardo, di ultima roccaforte per i russi, non ancora liberata dalle forze che sono ostili al regime di Assad, e la sovranità di questa Idlib è cruciale per mantenere sostanzialmente una sorta di influenza in questa regione. E poi l'altra cosa fondamentale, perché altrimenti in Siria non ci andrebbe nessuno, rappresenta uno sbocco nel Mediterraneo, perché altrimenti, credetemi, in questo momento la roccaforte non sarebbe Idlib. C'è sempre qualcuno che si deve marciare economicamente. Quindi questo è un po' per sintetizzare. Grazie perché hai fatto un quadro chiaro e secondo me stimolerà magari dopo la visione a informarsi un po' meglio, perché quello che ho notato anche nei mesi in cui abbiamo lavorato a Forsama, che poi era uscito ufficialmente a metà febbraio, è stato per un po', poi sarebbe dovuto stare di più, ma ovviamente i cinema hanno chiuso. Lombardia, tra l'altro, prestissimo perché il 24 già avevano, il 24 febbraio già avevano chiuso. Però quello che ho notato è che c'era. È stata fortunata, Sama, insomma, non No, proprio. questo era un film proprio da cinema, capito? Ma ci Io torna, ci torna. ci torno assolutamente. Io l'ho visto subito, però questo è un film assolutamente da cinema. Lo Immaginate, rivedresti sul grande schermo se uscisse. assolutamente certo, Sì, no, è portandomi. un'altra cosa. No, no, io l'ho visto in entrambi i modi, è un'altra cosa. Ah, Cioè, che bello, Beata. assolutamente è vero, è un'altra esperienza, proprio perché sei
vabbè, ovviamente col cinema sei dentro alla cosa e sei anche molto più coinvolto. E appunto, essendo questo un film anche privo di retorica, ma raccontando una storia, io ho visto è stato chiaramente oggetto di varie controversie, sicuramente lo saprai, no? Che lei è stata Secondo me accusata di essere appoggiata, cioè di far parte dei ribelli finanziati dagli americani, quindi però io tutte le volte che sentivo questa cosa dicevo, a parte che poi si può fare un discorso politico, ma non è questa la sede, ma poi un film che racconta la storia vera di che cos'è vivere lì ad Aleppo, come fai a tacciarlo di boh, di faziosità? È guarda, incredibile. ovviamente io, sai, non posso mettere la mano sul fuoco e sapere che cosa è successo nel posto, no? Io sono abituata a guardare ai dati, quindi devo avere fonti certe. Però, come dici tu, il punto non è chi dopo l'ha aiutata a finanziarlo. Perché se io avessi quel materiale veritiero in mano, io vorrei che qualcuno mi aiutasse a produrre un film nel momento in cui prendo quella decisione, perché per lei immagino non sia stato facile far vedere i corpi martoriati degli amici che sono morti all'interno dell'ospedale. Quindi, posto che lei l'ha deciso, nel momento in cui l'ha deciso, ha fatto bene a trovare chi finanziasse il film. Altra cosa è dire, me l'hanno finanziato nel pre. Quindi questi avrebbero dovuto capire che ci sarebbero stati disordini nell'università. Avrebbero dovuto capire che questa partoriva Sama. Avrebbero dovuto capire che ad Aleppo praticamente non trovavi più neanche la frutta. E l'avrebbero capito 8 anni fa? Cioè, ma ragazzi, ma veramente, ma neanche Darth Vader ci sarebbe riuscito. Quindi io questa cosa qua, sinceramente, non la. Tra l'altro, non so se hai visto, ci sono state anche critiche per le scene molto crude che fa vedere il film. Ma io capisco, a parte che sono due, devo dire che una io l'ho sognata poi per tanto tempo perché era bella pesante. Però dico, se io devo avere ben presente la realtà che sta vivendo questo paese, io quelle scene le devo vedere. Io ho avuto anche persone che mi hanno detto, Mari, però sei così forte, io Eh non no, riesco. no, sono d'accordo. Per carità, io ti capisco, fai un po' quello che vuoi, però non si ragiona in questo modo. Anche Si dovrebbe. perché poi secondo me la cosa di Forsama è proprio che ti dà il quadro facendoti vedere come se tu entrassi negli occhi di lei, insomma, tu sei i suoi occhi, non è un film storico che ti dice è successo questo, non è un documentario così un po' alla distanza che dice è successo questo, però lo percepisci tutto come distante. No, lì è sei dentro, lo dici bene tu. Sì. Serve Senti comunque, quella cosa lì. senti il suo commento e vedi attraverso i suoi occhi, però attenzione, lei lascia completamente le voci tradotte originali, eh. Non è che lei parla al posto delle voci. Quando fa vedere quella famiglia, sono tanti bambini e hanno scelto di rimanere ad Aleppo e lei dice, io li ammiro tantissimo perché comunque loro sono ad Aleppo e vogliono crescere i loro figli ad Aleppo. Non è che lei mette in bocca a queste persone le cose, eh? Piazza la telecamera e questi parlano. Anche perché noi non dobbiamo dimenticare che non è una roba fatta in un'ora, è una roba fatta tutti i giorni, in cui praticamente, un po' passatemi il termine, come quando siete in un reality, a un certo punto tu, quando ci vivi così tanto, te la dimentichi anche la camera. La camera diventa proprio lo strumento che ti accompagna tutti i giorni a registrare quello che tu stai vedendo. Uno dei pregi di questo documentario è proprio questo, che registra sostanzialmente in modo molto obiettivo, perché alla fine tu vedi tutto quanto scritto ed è tradotto, quindi non hai da inventare, non hai da inventare quando c'è quella donna che arriva uccisa, ma il bambino dopo che lo aiutano in ogni modo, a un certo punto inizia a piangere, quindi non è morto il bambino, ma lei ha partorito un bambino vivo, pur da morta. Come fai a fingere quella scena lì? Come la si finge? Come fai anche a non essere
obiettiva, la vedo con i suoi Certo. occhi, certo, ma mi sta restituendo un'immagine che è naturale. E attenzione, io immagini così non le ho mai viste. Ed è vero che ha vinto tanti premi, ha vinto anche il BAFTA a Londra, per chi ci segue è l'Oscar britannico, quindi comunque non stiamo a parlare dei pizza e fichi, ha vinto anche dei premi importanti, però gliene avrei dati anche di più, perché io scene come quelle che ha girato lei, io non le ho mai viste, mai viste prima. Ed è per questo che secondo me dovrebbe essere visto da tutti, questo documentario qua. Sì, poi non ha scadenza perché questo anche tra, so, tra 50 anni, quando questo magari sarà un episodio, anche di più, un episodio dei libri di storia, questo è un documento Assolutamente, molto. vero, Va bene. C'è qualcosa che vuoi dire in conclusione che poi lasciamo un po' di margine per comprare i biglietti ai nostri. Qualcosa che ti senti di dire, verissimo. Quello quello che molto. voglio dire io è che siamo all'interno di una pandemia globale, questo Covid, quindi di nuovo noi siamo abituati a guardare al nostro orticello, adesso abbiamo il problema del Covid. Però il Covid non ci deve far dimenticare che c'è gente che, altro che Covid tutta la vita, ha vissuto molto peggio senza avere un'infanzia che noi abbiamo avuto. Il nostro problema magari è quando torniamo a bere un Negroni. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? C'è gente che invece questi problemi ben più gravi li ha da tutta la vita, senza neanche aver avuto la possibilità di mai vederlo dipinto un aperitivo. Quindi secondo me la diplomazia, vedo che non basta, però bisogna assolutamente invece lavorare sulla diplomazia. Io mi affido tantissimo, io spero che von der Leyen in questo senso, poi lei è il Twitter, non risponde giustamente, magari pensa che tu sia una scappata di casa, quindi non ti risponde, però io spero che lei da questo punto di vista imprima una direzione un po' diversa, un po' più umana a questo mondo. Chissà, vedremo, vedremo, vedremo. Dai, poi adesso tu hai citato il Covid c'è anche là, che quindi non Covid là. E secondo è me, per cui ti dirò che oltre a anche tutto. mi fa anche abbastanza pena questa cosa, perché comunque di fatto, perché se si sta parlando di nuovo di questo, proprio perché adesso c'è anche il Covid là, e quindi si sta guardando la Siria anche per questo, ma si dovrebbe guardare la Siria molto più per altro, non per l'emergenza Covid che sta vivendo. Sì, anche perché la guerra, cioè il virus, il rimedio si trova, la guerra si deve voler trovare la soluzione. Certo. Va bene, dai, allora io ti ringrazio tantissimo Grazie a te per e avermi coinvolta. È un documentario che mi sta molto a cuore. Grazie di cuore. mi ha fatto davvero piacere, mi spiace che il tempo è poco, sarebbe stato bello fare È un volato. bel discorso, beh, infatti è volato e grazie per la spiegazione molto molto puntuale, quindi Figurati. adesso telespettatori, avete in realtà le vostre 4 ore per comprare il biglietto per questa sera. Sama comunque torna domani negli orari indicati sul post della programmazione che è uscito sulla pagina Wanted Cinema, Wanted Cinema. E quando comprate il biglietto, se non potete vederlo subito, non vi preoccupate perché avete, mi pare, credo 36, l'ultima ansa mi dice 36 ore per vedere il film. Bene, seguite. Ah no, 48, ecco, no, scusate, dalla regia mi dicono che sono 48. Abbiamo sempre detto 48, poi c'è stato un dubbio, 36, niente, lasciate perdere, sono 48. Buon Quindi niente, buon film. Buon film. film. Grazie di averci seguito in questa piacevole diretta con Mariangela e grazie mille a te, Mariangela, ancora una volta. Grazie a voi. Ciao a tutti, buon film.